Kharkov, per favore. Buongiorno Rav, buongiorno Cli Mondiale. Una domanda sulle 600.000 anime. Perché c'è stata la rottura di Adam Arishon in 600.000 anime? Forse questi sono i livelli di ascesa? Rav dice 600.000 anime sono 600.000 parti che l'anima di Adam Arishon, quando ha l'intensità di connessione, quando cade, cioè quando è una che è connessa, quando cade dal livello di Arehamping di Azilut a Zerampin di Azilut, allora si divide in 600.000 parti. E poi dopo in più e in più e in più. Però noi quello che facciamo è contare questi livelli che si trovano dentro di Azilut, dal Rosh di Azilut fino al fine di Azilut, il Sium. È pertanto che si chiama 600.000, ma in realtà il proloscopo è con le mille di milioni di parti e parti nelle quali questo desiderio si divide. Anche così è in noi, quando questo desiderio si risveglia in ognuno di noi, allora si risvegliano parti, parti e parti. E in ogni momento è un desiderio che è nuovo, una sensazione, ossia la sensazione in ogni momento. È una nuova sensazione e pertanto queste parti realmente sono infinite parti. Sì, qualcos'altro? Sì. Luis di Brasil chiede, Luis dal Brasile chiede: che cos'è che è la connessione? Rav dice: la connessione è un problema. È un problema di comprenderlo. È una connessione integrale. Quello che è stato domandato precedente, nella domanda di prima, com'è che succede che per mezzo della connessione tra di noi arriviamo a una connessione speciale che, a partire dal fatto che uniamo tutte le parti che sono isolate, arriviamo a una connessione delle parti in modo integrale unificato? Questo non lo sappiamo perché c'è la questione di quello che è la struttura di Naranjai, che si sommano parti e parti e che la loro unione provoca una nuova qualità. Su questo tuttavia abbiamo bisogno ancora di parlare. Volevo domandare questo prima, ma voi l'avete passato via. Quindi